Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Sono molto belle e molto ricche le letture di questa 19ª domenica del tempo ordinario, sono certamente legate da un filo conduttore, ma poi si articolano in varie particolarità che meritano distinti momenti di attenzione. Cercherò durante queste tre omelie delle messe festive di cercare di cogliere alcuni particolari. Molto in generale abbiamo sentito una breve presentazione della prima lettura e il racconto, l'articolo della Sapienza, della grande notte per gli israeliti, la notte della liberazione dall'Egitto, dove il Signore, dopo 500 anni di ingiusta schiavitù, fece giustizia. Sappiamo tutti quanti, gli israeliti furono liberati, sterminati, primogeniti, aperto il Mar Rosso, gli israeliti passano e gli egiziani li rincorrono e vengono sommersi da loro. Quindi il trionfo sulla terra della giustizia divina, diciamo così. Ecco, i giusti salvati e quelli che chiamiamo gli empi, i cattivi, puniti. Il tuo popolo è in attesa della salvezza dei giusti e della rovina dei nemici. Come punisti gli avversari, così glorificasti noi chiamandoci a te. Questo abbiamo letto. La seconda lettura che è stata letta in questa messa nella forma breve, in altre la luce dove sarà approfondita, sarà letta nella forma estesa, è una bellissima apologia della fede, il capitolo 11 della lettera agli ebrei, che è veramente un pezzo, un capolavoro del Nuovo Testamento, e approfondisce benissimo il tema importantissimo della prima delle tre condotte locali, che è il tema della fede, che in realtà abbraccia tutte e tre le letture. Il Vangelo di oggi è abbastanza articolato. La prima parte, voi siete tutti bravi, siete venuti a messa domenica scorsa, non mi fate fare come facevo a Borgo San Michele, che mi ha insegnato un santo sacerdote con i bambini. Alla messa dei bambini ce n'erano tanti, lì dicevo, sentite un po', cominciamo da una cosa. Che diceva il Vangelo domenica scorsa? Dopo si erano imparati, perché la prima volta facevano scena muta, quindi arrivavano pronti. Ricordate che domenica scorsa c'era la parabola del ricco stolto, di quello che dice, ah, adesso accumuliamo, poi, oh, adesso godi dei beni. E Dio gli dice, che te godi? Stanotte si parte e tutti i soldi che hai accumulato, chi se li gode? Se li gode qualcun altro e tu dovrai rendere conto della tua anima. La prima parte del Vangelo riprende, è quella che approfondiremo subito, adesso, da dove eravamo rimasti domenica scorsa, perché proprio il prosieguo, proprio letteralmente. Quindi Gesù rincara la dose dandoci un criterio fondamentale di lettura anche di noi stessi. Proprio il titolo di questa omelia sarà una frase di Gesù, no? Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Approfondiremo brevemente. Poi c'è la seconda parte, dove in una forma di paraboletta Gesù parla di questo padrone di casa che lascia sta casa nell'amministrazione data a certi servi e che vuole trovarli al lavoro e che questa casa l'hanno amministrata e custodita bene, perché bisogna fare attenzione che dentro quella casa può pure all'altro, d'accordo? Ecco, seconda parte. Allora San Pietro dice che cominciamo a capire qualcosa, ma con chi ce l'hai, Signore? Ce l'hai con noi o ce l'hai con gli altri? E Gesù non risponde direttamente, ma spiega, diciamo, entra, in parte continuando il linguaggio parabolico, in parte poi parlando chiaro, concludendo con quell'altra frase che darà il titolo a un'altra omelia: a chi fu dato molto, molto sarà chiesto, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più, il grande insegnamento della seconda parte, appunto, del Vangelo. Noi oggi ci soffermiamo sulla prima parte. Allora, Gesù esordisce così. Prima cosa che dice, non temere piccola legge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. E qui c'è un primo punto fondamentale. Noi siamo consapevoli, noi siamo tutti quanti battezzati cattolici. Nella Chiesa, noi se lo vogliamo, perché sta a nostra disposizione, troviamo la pienezza della verità, perché quello che Dio ci ha rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, come si dice nell'atto di fede che dovremmo recitare ogni mattina ogni sera, è bussola certissima nel discernere il vero dal falso, il bene
dal male. Guardate che questo privilegio e tutto il pianeta Terra ce lo abbiamo soltanto noi. Anche grandi filosofie, anche grandi e bellissime religioni molto molto profonde non hanno la pienezza e la purezza e la completezza della verità che noi abbiamo. E questa è una parte del regno. Altra cosa, e questa è una cosa che purtroppo oggi, non da voi che siete qui, perché se steste nella situazione che vi sto dicendo non sareste qui, ma molti cattolici la trascurano e fanno finta che non esiste. Noi nella Chiesa ci abbiamo i sacramenti, noi non ci rendiamo conto di quello che sono i sacramenti. I sacramenti sono gli strumenti con cui la vita stessa di Dio, la grazia di Dio, la possibilità di vivere divinamente ci viene comunicata, capite? Non sono cose, sono un dono immenso. Un povero nostro fratello musulmano, i musulmani non sono tutti quanti brutti e cattivi, non pensiamo che siano così, sono dei musulmani belli e buoni, cioè che vivono la loro imperfetta, perché noi sappiamo che è tale, perché non è completa fede, ma è una buona fede, e cercano di essere buoni, non tutti vanno in giro a fare gli attentati o cose di questo genere. Ma quei poverini, la comunione non l'ho fatta mai. Ma non capiamo cosa significa fare la comunione. Con la comunione, cioè Dio fatto uomo, che entra dentro il tuo cuore, diventa una cosa sola, col tuo corpo, col tuo sangue, con la tua anima. Il perdono dei peccati, voi sapete che quando noi facciamo qualcosa di male, il male commesso col peccato è come una lepra che ci portiamo addosso, una zavorra che ci è presa addosso. Solo quando usciamo dal confessionale, con un sacerdote che ti dice ti assolvo, ti libero da questa schifezza, noi siamo completamente liberati. Questa è una grazia che noi ci abbiamo, capite? I nostri fratelli musulmani o anche gli ebrei non ci credono che Gesù è il figlio di Dio, non ce l'hanno, capito? Quindi Gesù, prima di dire il resto, dice: vi rendete conto della grazia che ci avete avuto? Io tante volte questo ve lo dico, spero che le diciate le preghiere del mattino e della sera, vi ricordate come dice il ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, la prima cosa, perché io mica mi sono fatto da solo. Fatto cristiano e conservato in questa notte, se lo diciamo al mattino, e conservato in questo giorno, diciamo la sera. Fatto cristiano, cioè la Chiesa è la realtà a cui il nostro Signore ha voluto consegnare in germe la primizia del regno di Dio, cioè la possibilità di vivere in questa terra in maniera divina, in maniera già beata. Quando il giorno della festa di tutti i santi si legge il Vangelo delle beatitudini, Gesù non parla al tempo futuro, non dice voi sarete felici, sì, no, dice beati quelli che già vivono così, sono felici già sulla terra, i poveri spiriti, gli afflitti, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, chi porta la pace, eccetera, eccetera. Allora, prima di dire, quindi, noi abbiamo i tesori più grandi, siamo consapevoli di questo, d'accordo? Perché chi non è consapevole di avere dei tesori tanto grandi, sapete che fa? Vive tutto rivolto alle cose della terra. E allora riprende il discorso della settimana scorsa. Quello che ci mette un po' paura. Dice: vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Ecco qua Gesù vuole farvi diventare uno straccione. Vuole che diventiamo tutti quanti poveracci che andiamo sotto i ponti e praminghi a fare chissà che cosa. Non è questo il senso. Continua, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, vi ricordate qual ho detto domenica scorsa? Come facciamo a portare i nostri soldi dall'altra parte? Ah, c'è un modo infallibile. Tutti i soldi che tu hai dato liberamente in elemosina, per qualunque motivo, hai fatto celebrare una messa per tua madre o per tuo padre, questa è grande carità, l'hai data ai poveri, l'hai mandata alle missioni, l'hai data alla Caritas, l'hai data per le necessità della parrocchia o della chiesa, per la carità del Papa, come ti pare? Ogni centesimo che ti è uscito dalle tasche in questo modo è depositato nella banca del cielo, capito? Quindi non è un impoverirsi, ma è un arricchirsi di meriti per la carità che eserciti e di gloria in cielo, perché poi il Signore paga gli interessi. Conoscete qualche banca sulla terra? Ditemi quale che interessa pure a me, che fa tasso di interesse 100 per 1? Lo conoscete qualcuno? Io no, ma la banca del cielo fa tasso di interesse 100 per 1. Un centesimo te frutta, un centesimo per cento te frutta un euro te frutta 100 euro,
10 euro te ne buttavo 1000, 100 euro te ne buttavo 10.000. Saremmo tutti contenti che ci fosse una banca così, no? Perché noi siamo molto materiali. E perché devo mettere i miei soldi in cielo? Non arriva il ladro, e il ladro è un tema che abbraccia sto Vangelo in tutti i posti possibili. E il tarlo non consuma, voi sapete, stare i tarli, no? La settimana scorsa io ho dato la di tarlo qua in sacrestia, perché se no i tarli si mangiano tutti quanti i mobili del Settecento. Voi sapete che una volta c'erano i forzieri, no? C'erano questi forzieri, tutte le altre ste monete, anche le monete di ferro si potevano prendere la tignola o la ruggine, no? E quindi, capite, non c'erano solo i lati che se ne fregano, c'erano pure gli agenti che te le corrompono. Dice, questi sono beni che si corrompono. Oggi ci stanno questi, ma non c'è stato spread, perché è caduto il governo, capito, muovo gli risparmi, tutti quanti con i capelli dritti, capito, pure ci stanno le bancarotte ogni tanto di qualche banca che, capito, con tutti quanti gli impicci che fanno non sappiamo manco se ce li danno i soldi che abbiamo sui conti correnti nostri, quindi i beni di questo mondo non sono molto, molto, molto sicuri. E Gesù conclude, attenzione, qual è, come fai a capire quali sono le cose importanti nella tua vita? Dov'è il tuo tesoro? La sarà anche il tuo cuore. Se il tuo tesoro sono i soldi, tu sei sempre a pensare ai soldi. Io conosco gente che passa le giornate veramente davanti al computer a vedere gli indici di borsa, quelli che deve vedere se il titolo è andato bene, è andato male, se le azioni hanno perso, hanno guadagnato. Capito? Non si accontenta da dirci gli investitori in banca, ci pensa lui personalmente. Oppure persone che hanno sempre e quanto costa, e quanto va, e quanto si spende. Mamma mia. Se tu, attenzione, dov'è il tuo tesoro? Là sta anche il tuo cuore. E dov'è il tuo cuore? Il cuore sta in quello che pensi, nei pensieri che hai, quello che desideri e quello che fai. Quindi, se tu sei distaccato dai soldi, ma tu facilmente farai l'elemosina, primo perché sei distaccato, secondo perché sei intelligente, perché fai gli investimenti più belli. Se noi abbiamo gli risparmi, abbiamo due possibilità. O fai gli investimenti, fanno gli investimenti, giusto? Vai dal consulente finanziario e ti fai il gruzzoletto e ti spiega come farti il portafoglio. Oppure dici, a me non mi interessa questo qui, faccio un bel investimento, vi do tutti in beneficenza. Siamo capaci di questa cosa? Se abbiamo il nostro cuore in cielo e ci crediamo sul serio, che Gesù non scherza quando dice che se metto dei soldi in elemosina, quelli mi ritrovo tutti in paradiso. Ma la domanda di fondo che concludiamo, ci credo veramente che esiste il paradiso? Ci credo veramente che se i tuoi soldi non deposita il nostro Signore mi dà gli interessi dall'altra parte e stai tranquillo che qui sulla terra non ti mancherà niente? Io potrei scriverci un libro, potrei raccontarmi tante di quelle storie che non finiscono mai. Esistono anche oggi persone che hanno il coraggio, io lo conosco, di vivere tutti i soldi che prendono li danno in beneficenza. Certamente sono consacrati, non se li tengono questi, li danno in beneficenza. E campano di provvidenza. Se voi parlate con qualcuno di questi, vi raccontano certe storie, non soltanto che c'hanno tutto il necessario, ma c'hanno molto del superfluo, di cose che non gli servono, non gli manca niente. È un vivere completamente abbandonato alla provvidenza. Ora certamente non si richiede tanto zelo, però il cuore del Vangelo ce lo dobbiamo portare a casa. Dov'è il mio cuore oggi? Ci credo sul serio delle grandi verità, ci credo che c'è un'altra vita. E questo è il proseguo di domenica scorsa, e quindi non posso preoccuparmi e affannarmi solo dei beni di questa vita. Beh, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, ecco, ad essere sinceri e onesti con noi stessi e soprattutto ad essere intelligenti, perché la grande linea rossa che con il Vangelo è essere intelligenti e accorti, sapendo come stanno le cose, agire di conseguenza con intelligenza soprannaturale. Se i beni più grandi stanno in cielo, facciamo in modo di vivere acquistandoci e procurandoci i beni del cielo. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.